su Spettacolo Mania, Francesca Fialdini, come stai? Bene, sto molto bene, grazie. Dopo l'estate abbiamo delle energie nuove. Ci si ricarica, no? Spero tu abbia fatto delle ottime vacanze. Siamo qui a presentare la nuova edizione di Da Noi a Ruota Libera. Cosa ci puoi dire di questa nuova edizione 2023? Storie assolute protagoniste. Torneremo con, diciamo, un interesse che non si è mai sopito, non si è mai allentato, a raccontare il presente e l'attualità, facendolo certamente attraverso il racconto anche emotivo di storie universali. Credo moltissimo che gli ultimi possano sempre insegnarci qualche cosa, e gli ultimi in questo momento la cronaca ce lo racconta, l'attualità ce lo racconta, le notizie di costume ce lo ricordano, sono sempre le donne e i giovani, e allora forse è loro che dobbiamo ascoltare e raccontare, magari mettendoci prima in ascolto, senza pretendere di saper dire qualcosa prima noi. Cos'è importante secondo te per condurre un programma del genere, per parlare con le persone? Cos'è importante affinché un programma del genere abbia il successo che ha? Ascoltarsi, sembra banale ma non lo è, cioè, tante volte ci facciamo vincere da il tempo, dalla voglia di fare, dalla voglia di fare ascolto, dalla voglia di arrivare primi. E dimentichiamo invece la cosa più importante, che se non ci arriviamo insieme non andiamo da nessuna parte, e che un programma televisivo si fa soltanto con le persone che ti aiutano a realizzarlo, e gli ospiti sono veramente protagonisti prima ancora del conduttore, no? Ci sono dei grandi insegnanti in questo senso, che hanno fatto la scuola della televisione italiana, che governano tutto, coordinano tutto, ma si mettono in secondo piano. Io spero di imparare da questi a fare il mio mestiere. L'ascolto poi è una caratteristica, una capacità tipicamente femminile, almeno così si dice. Così si dice. Senti, per chiudere ci puoi anticipare magari un tema, un argomento, un ospite che vedremo nelle prime puntate? Beatrice Venezzi. Lei si è molto esposta rispetto anche ai canoni di bellezza, che sono uno degli argomenti principali dell'estate che abbiamo appena vissuto, perché il film Barbie ha avuto un grandissimo successo. Evidentemente ci sono tutti i motivi perché questo abbia avuto così una forte risonanza dentro di noi. E Beatrice Venezzi, visto che ha dichiarato in maniera anche molto forte che cosa ne pensa, verrà a raccontarci il suo ideale di femminilità. L'hai visto Barbie? Certo. Piaciuto? Moltissimo. Io l'ho trovato quasi geniale, non vorrei esagerare, ma quasi geniale. A tratti credo sia un film geniale, sì. Avrei ridimensionato la parte di Ken, a un certo punto è diventata troppo preponderante rispetto alla narrazione principale, però sì, mi ha divertito molto, però mi ci sono anche tanto ritrovata. Vi aspettiamo domenica dal 17 settembre alle 17:20 su Rai 1. Grazie a tutti voi che seguite Spettacolomania, perché così seguite anche noi.